e sorriso, perché la vita vera sconfigge la fantasia. E quindi gente che parla di divisioni, qua c'è uno che parla al sindaco, non ti invidio perché è difficile rimediare, non spezzo mezza lancia a favore della Raggi, non è tutto colpa della Raggi, perché l'emergenza rifiuti a Roma, dividiamo la metà, è colpa della Raggi, è colpa di Zingaretti, PD e 5 Stelle qua vanno a braccetto e sono due incapaci uguali, perché uno non raccoglie e l'altro non valorizza. In una città moderna, in un paese moderno, occorrono gli impianti che trasformino i rifiuti in energia, in valore, in riscaldamento, in ricchezza. Quindi due risultati in uno, senza essere dei geni come accade in tutto il mondo: una città più pulita e una tassa rifiuti meno cara. Perché io ricordo ai geni green, quelli che hanno la foto di Greta sul comodino accanto a quella di Padre Pio, che la città italiana col più alto tasso di raccolta differenziata e dove la tassa rifiuti è più bassa, guarda caso, è una città governata al centrodestra con un sindaco della Lega, mentre quelli vanno in giro con Toninelli sul monopattino sulla pista ciclabile nel lungo Tevere a zig zag, noi dove governiamo raccogliamo i rifiuti e abbassiamo le tasse. Quindi al sindaco di Roma chiederemo onestà, che però da sola non basta, perché onestà, 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 dopo 5 anni di onestà, 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 e apro e chiudo la parentesi, ereditiamo cinghiali, monnezza, autobus in fiamme. Io ho trovato, Giorgio, non è... sì, cinghiali, ho trovato quartieri di Roma senza acqua nel 2021, senza allacciamento alla rete idrica, e non so se Calenda non è un problema suo, però senza allacciamento alla rete di illuminazione. Non parlo delle barriere architettoniche che uniscono nel degrado Roma e Milano. Se la Raggi e Sala avessero speso qualche euro in meno in spese inutili, in fuochi, in balletti e in monopattini, avessero speso qualche euro in più nell'abbattimento delle barriere architettoniche, avrebbero fatto qualcosa di giusto. Io chiedo a Enrico di istituire un assessorato alle persone con disabilità, perché Roma deve essere inclusiva innanzitutto per i romani. Non la faccio lunga perché non è l'ultimo giorno di campagna elettorale, vedo tanti candidati, la campagna elettorale finisce lunedì pomeriggio, anzi finisce lunedì sera con i rappresentanti di lista, perché sappiamo che qualcuno i voti magari li trova anche dove non ci sono, e quindi presidiare seggio per seggio, scuola per scuola. Bravo. È un'enorme possibilità di cambiamento. Io mi rifiuto di pensare ad altri 5 anni di incapacità PD 5 Stelle. Dico PD 5 Stelle perché questi hanno già fatto l'accordo, stanno già trattando sottobanco su assessori, municipi, presidenze. Noi non tratteremo sottobanco con nessuno, questi siamo e con questa squadra governeremo. Io ringrazio, ho trovato candidati nei municipi eccezionali, ho scoperto energie, associazioni di volontariato incredibili, che combattono nel cuore del degrado contro tutto e contro tutti e portano del sole laddove c'è la tempesta. Quindi sono contento, perché il voto di domenica e lunedì, non solo a Roma, ma a Latina, a Savona, a Trieste, a Caserta, in Regione Calabria, a Siena, perché ricordo, piccola storia triste di 30 secondi, che nessun giornalista ha raccontato per interesse, che si elegge anche non solo il deputato vacante di Primavalle, ma il deputato vacante di Siena, persona importante, perché era l'ex ministro del bilancio Paduan. Adesso finisce in casino. Grande. Un applauso al prossimo assessore alla cultura della città. È una città straordinaria, straordinaria. Come bravissimo, eh? Ah, perché ti ho nominato assessore, eh? No, comunque la storia incredibile è che domenica, oltre ai cittadini di Spinaceto, voteranno i cittadini di Siena e di altri 34 comuni, perché si è dimesso l'ex parlamentare PD eletto a Siena, che è il ministro dell'economia Paduan, che da ministro dell'economia diede i soldi a Siena per il Monte dei Paschi di Siena, da Roma si candidò a Siena. Poi si è dimesso a Siena per andare a fare il presidente della banca Unicredit, che ad agosto scopriamo essere in trattativa col suo governo per comprare Monte dei Paschi di Siena dietro pagamento di 10 miliardi di euro da parte del governo, di cui
fa parte Letta che si candida a Siena. Ecco, lezioni di morale da certa gente, chi è seduto a questo tavolo non ne prenderà mai, perché lì si parla di 50 miliardi di euro andati in fumo. 50 miliardi! Detto questo, comunque, e i lavoratori Montepaschi, valgono i lavoratori Alitalia, valgono i lavoratori GKN, valgono i lavoratori Ilva, per noi il lavoro, non per noi, per la Costituzione italiana. Noi siamo una Repubblica fondata sul lavoro, non sull'amicizia o sul navighetto, sul lavoro. Quindi in bocca al lupo Enrico. Io sono convinto che il voto di domenica e lunedì sarà una sorpresa eccezionale, perché mentre qualcuno sbircia dal bianco della serratura e poi traduce in articoli e poi si domanda perché i giornali vengono sempre meno letti, fategli una domanda, dategli una risposta. Comunque, la vita vera sarà quella di domenica e lunedì. Ci dicono, ma chi vince o chi perde le elezioni? Molto banale. Siccome sono voti per eleggere i sindaci, chi da lunedì avrà più sindaci avrà vinto le elezioni. Chi avrà meno sindaci avrà perso le elezioni, Monsieur de la Palisse. Quindi è questo. E io sono convinto che a casa PD 5 Stelle ci sarà qualcuno che avrà molti meno sindaci. In casa del centrodestra ci saranno nuovi sindaci. Altri si aggiungeranno al ballottaggio, perché Roma, Milano, Torino, Bologna, probabilmente non ce la facciamo a chiudere al primo turno, Enrico. A me che tu stanotte non abbiano sforzo, però ci manca quel pelino, però ci arriviamo nettamente in vantaggio e poi mi toglierò enormi soddisfazioni, col sorriso, con l'abbraccio, e torneremo a girare Roma quartiere per mantenere quelle promesse che PD e 5 Stelle hanno fatto 5-10 anni fa e non hanno mai mantenuto. Quindi noi siamo uomini di parola. Chiudo. Mi diceva prima un candidato, ieri, io non sono abituato per mia forma culturale, più che per politica, di godere delle disgrazie altrui. Anzi, mi spiace quando qualche avversario politico ha un problema. Se ieri il sindaco campione del buonismo, dell'accoglienza, il sindaco perennemente ospite di Fazio, della Gruber, di Rai 3, di La 7, è stato condannato non da Salvini ma da un tribunale della Repubblica a 13 anni di carcere per un reato odioso come associazione a delinquere finalizzato allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina, il campione dell'accoglienza Mimmo Lucano, un eroe, state equestri intitolate nelle piazze dai sindaci di sinistra, il sindaco di Milano Sala disse: io avrei fatto come te, bravo, ti avrebbero dato 13 anni pure a te. E quindi mi sono sentito un po' meno solo, perché quando denunciavo che l'immigrazione clandestina è un business da miliardi di euro, quando sostenevo che a sinistra qualcuno voleva gli sbarchi non perché è generoso ma perché ci guadagnavano milioni di euro, da ieri non è più un dubbio di Matteo Salvini ma è una sentenza di primo grado di un tribunale della Repubblica Italiana. La cosa curiosa è che Mimmo Lucano, che spero possa dimostrare la sua innocenza in appello, perché io gli avversari li voglio sconfiggere non in tribunale ma a Spinaceto, a Corviale, a Torbella Monaca, quindi spero che venga assolto, come spero che non abbiano mai problemi il figlio di Grillo o i genitori di Renzi. Non sto lì a fare il guardone dei problemi di casa altrui, io la battaglia la vinco in campo, non negli spogliatoi corrompendo l'arbitro. Non mi piace vincere e giocare così, però quello si è preso 13 anni perché era buono e faceva sbarcare la gente e Enrico Letta gli ha dimostrato affetto e solidarietà. Io ne rischio 15 perché ho bloccato uno sbarco. La scelta di domenica dei romani, dei milanesi, degli italiani sarà fra l'illegalità e la difesa e l'amore per il proprio paese. In bocca al lupo, viva Roma, viva l'Italia, in bocca al lupo Enrico Michetti.